Cari amici, cari amiche, bentornati, bentornate sul canale di Generazione Stilografica. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per essere avvisati dei prossimi video. Oggi andremo a vedere una penna vintage riproposta però dalla stessa azienda, sempre da Aurora, che ripropone la Ashtil con la stessa livrea, con le stesse forme, le stesse fattezze, in due opzioni, con pennino in acciaio oppure con pennino in oro 14 carati, come la versione degli anni 70. Una penna che mi ha fatto sorridere perché immaginavo negli anni 70, quando Marco Zanuso, già affermato designer, perché aveva già collaborato, aveva già realizzato molti oggetti, pensiamo a collaborazioni anche con Cartel, quell'azienda che realizza tuttora prodotti plastici, quindi un designer che aveva già una maturità dal punto di vista stilistico, arrivato in Aurora e... dove in Aurora insomma c'erano determinati canoni, immaginiamo l'88, comunque penne a sigaro, penne arrotondate con forme ben definite. Arriva Zanuso e dice: beh, facciamo un packaging parallelepipedo a base quadrata, all'interno ci mettiamo un cilindro e all'interno ci mettiamo ancora un altro cilindro che è la penna. Penna molto slim, molto asciutta, delle dimensioni quasi di una matita. Immagino che non tutti sulla base di questa proposta fossero favorevoli, anzi immagino ci sia stato anche parecchio fermento. Ma erano gli anni 70, gli anni del modernismo, della tecnologia, della tecnica. L'uomo era arrivato sulla Luna un anno prima, nel 69. C'era una proiezione in avanti, una volontà di essenzialità e di nuovo. Nuove tecnologie, nuovi materiali. Nuovi materiali che vengono anche in parte richiamati nel foglio illustrativo della Ashtil. Andiamo subito a vedere l'unboxing, perché dopo la penna ha delle caratteristiche che sono molto lineari, molto omogenee dal punto di vista della scrittura. Abbiamo un cartonato esterno su base quadrata. Oltretutto questo quadrato mi ricorda un po' gli inchiostri della Diamine. Tutto quanto in rosso, scritta Aurora in basso a destra, scritta Ashtil tagliata a metà da questo raggio laser ad indicare ancora una volta la propensione verso il futuro di questa penna. All'interno questo astuccio cilindrico in metallo spazzolato, molto piacevole, essenziale, quasi a richiamare anche i viaggi nello spazio, tutta questa voglia di proiezione in avanti degli anni 70. Certo, Aurora ci aveva già abituato a packaging simili con la 88, in questo caso però ci si è spinti probabilmente un po' oltre. Andiamo ad aprirlo. E al suo interno abbiamo la penna, fermata da due cavalieri in plastica a molla che la trattengono. Il foglietto illustrativo con le varie caratteristiche della clip a molla, dove si specifica anche, vengono specificati il numero di cicli che sono stati provati sul meccanismo di rientro della clip, il sistema di caricamento a cartuccia con le cartucce classiche Aurora, oppure con il converter trick track, praticamente una vescichetta che viene azionata tramite una lamella metallica da premere a mano. Le istruzioni per il lavaggio e su come ben conservare la penna. Questo è un esemplare oltretutto NOS o quasi, comunque una specie di fondo di magazzino, quindi le condizioni sono veramente ottime. Cartoncino con la garanzia sia in inglese che in italiano. Due cartucce di cortesia che ormai sono praticamente quasi del tutto asciutte, a parte qualche goccia di inchiostro. E il converter, che dicevamo, all'interno non so se si riesce a vedere, c'è
una specie di vescichetta in silicone e viene premuta tramite questa lamella in metallo. L'attacco è tipico Aurora e la scritta Aurora compare anche su questa lamella metallica. Per caricare la penna ho utilizzato delle cartucce king size dell'Aurora, l'Aurora nero. Chiudiamo il cofanetto, andiamo a vedere la penna. Penna essenziale, linee pulitissime, un cilindro molto sottile con una clip ben realizzata, con un invito a becco ben pronunciato, scritta Aurora allineata con la clip, la parte tronca del cappuccio superiore e la parte tronca del corpo della penna. Questi due elementi plastici, che sono molleggiati, sono riportati anche nelle istruzioni, servono per tenere fermo nel caso in cui andiamo a calzare il cappuccio sul retro, sul fusto della penna, in questa posizione, in modo che il cappuccio sia ben saldo e non balli nel momento di scrittura. Cappuccio a pressione, una clip, un suono deciso, unità scrivente in plastica, una plastica zigrinata che facilita l'impugnatura, numero seriale della penna, pennino in oro. I 14 carati inciso sul lato, null'altro. Pennino particolare perché con questa forma, probabilmente dal punto di vista del design, si è cercato di spostare la punta del pennino verso il centro dell'unità scrivente, di modo che nel momento in cui andiamo a chiudere con il cappuccio, il pennino non è proiettato verso il bordo del cappuccio, ma è già in una posizione centrale, quindi con meno possibilità di danneggiarlo nelle fasi di chiusura e di apertura del cappuccio. Caricamento a cartuccia o converter. Plastiche, a mio avviso, non di ottima qualità. Adesso vado a smontare la cartuccia per mostrarvi il dettaglio che più fa discutere sul web di queste penne, cioè il foratore. Come potete vedere, il foratore sporge e probabilmente anche questa scelta stilistica non facilita, non lo mette a riparo da eventuali rotture, tant'è che molti di questi modelli vengono venduti privi del foratore, quindi quell'anellino che sta al bordo dell'alimentatore, ma solo con la cannuccia dell'alimentatore. In quel caso, mancando il foratore, le cartucce Aurora non calzano più correttamente e molti utilizzano delle cartucce di Pelican riadattate. Ricordo che però la condizione corretta dell'alimentatore è questa qui, col foratore. Versioni differenti non ne esistono e se vi vengono vendute, ovviamente vengono vendute, ma non è una caratteristica della penna, è semplicemente una rottura. Poco male, in verità si possono sostituire in Aurora, vengono inviate, ed essendo anche una penna ancora in produzione, vi sostituiscono tutta quanta l'unità scrivente con una nuova e viene inciso il numero seriale riportato sul modello precedente. Come scrive? Scrive bene il pennino, che a me piace molto, risulta ben arrotondato, ben scorrevole sulla carta, nonostante il flusso non sia generoso, ma questa lavorazione ben realizzata ci mette al riparo da impuntamenti, situazioni di difficoltà, proprio perché è una penna che ben scorre sulla carta, nonostante il flusso, dopo andiamo a vederlo, non sia dei più generosi. La Talentum ha, che avevo precedentemente provato, un flusso sicuramente più ricco.
È un tratto M generoso, cioè un M quasi tendente al B. Tenuto a freno appunto da una limitazione nel flusso. Qui siamo su carta Favini EcoBlock, quindi una carta non amica delle nostre penne, però ecco, qui siamo sul lato secco, andiamo a vedere sul lato bagnato come si comporta. Comunque possiamo vedere che l'inchiostro c'è, ma non è dei più ricchi. Andiamo a vedere come scrive. Scrive anche in verticale, cioè ortogonale, tenendo la penna ortogonale rispetto al foglio, e vi posso già assicurare che non ci sono grossi problemi. Una penna che risulta anche morbida nel tratto, quindi il pennino è elastico e questa forma ci consente una certa flessione fino alla piega del pennino, nel punto dove viene agganciato l'alimentatore tramite questa piega, e quindi ha una certa morbidezza, da non confondere però con la possibilità di allargare i rebbi e quindi con variazioni di tratto. È un pennino morbido che ci asseconda nella scrittura e nelle fasi di risalita e di discesa del pennino, quindi con variazioni di pressione sulla punta. Ciò non significa che ci consenta delle variazioni di tratto, al massimo qualche minima variazione di flusso. Una penna che consiglio ai mancini? Assolutamente sì, perché una penna molto scorrevole, il flusso limitato ci mette in parte al riparo da sbaffi dell'inchiostro e anche sopraviga si comporta dal mio punto di vista molto bene. Proviamo con appunti veloci. Ovviamente la posizione di scrittura non è la più confortevole per me, ma le luci hanno necessità del loro spazio. Non abbiamo particolari assottigliamenti del tratto, il pennino B ben realizzato ci mette a riparo da questo fenomeno e il flusso, seppur non generoso, comunque è ben compensato da un pennino arrotondato. Andiamo a vedere su carta da fotocopie. Andiamo sul lato secco, andiamo sul lato bagnato. Andiamo su una leggera tramatura di toner per vedere anche in corsivo se nessuna variazione di tratto, nessuna particolare emozione nelle linee,
una penna che bada più alla sostanza, alla continuità di scrittura, alla continuità di larghezza del tratto, al comfort di scrittura anche in condizioni non proprio ideali per le penne stilografiche, ma siamo lontani dall'Aurora 88 col pennino flessibile, siamo lontani da quelle penne. Sono penne più indicate per una scrittura rapida in sostituzione o in alternativa a una penna biro, perché il periodo è quello. Le penne stilografiche dovevano reggere il confronto di praticità e usabilità delle penne a sfera. Andiamo a vedere con un pennino B così largo quanto riesco a scrivere in piccolo. Fatico a stare nel mezzo quadretto, non ci riesco. Proviamo in verticale, dove il tratto magari risulta leggermente più sottile. Ma ahimè, il tratto largo del pennino non mi consente una scrittura in piccolo, perché le linee si sormontano. Una breve prova con carta Rodia per andare a mettere a confronto un attimo il flusso e come si comporta la penna su questo tipo di carta più liscia, più lavorata, più patinata. Per la scrittura che per me non risulta confortevole più di tanto, perché la penna è veramente molto piccola, mi sposto, cerco di arretrare l'impugnatura. Andiamo sul lato secco, andiamo sul lato bagnato. Come potete vedere, sì, il flusso c'è, ma si potrebbe anche e nonostante il flusso non sia dei più generosi, comunque vedete che non ci sono salti di tratto, non ci sono situazioni di difficoltà. Una penna da questo punto di vista sulla scrittura ben ben realizzata. In conclusione, una penna che ha sicuramente segnato la storia degli anni 70 del mondo delle penne stilografiche e del design italiano e internazionale. Una penna che conserverò perché fa parte dell'aspetto collezionistico delle penne. È un esemplare che, al di là di una penna stilografica, sia veramente un pezzo di storia, un pezzo di design degli anni 70. Quindi è un oggetto che va un po' oltre. Nonostante non sia tra le mie penne preferite nell'utilizzo, perché appunto ha un'impugnatura molto piccola, però è una penna che voglio conservare. Andiamo a metterla a confronto dimensionalmente, giusto per dare un'idea di massima, con la Kaweco Percheo e la Kaweco Sport. Cerchiamo di centrarli in modo da avere anche minori effetti di deformazione dovuto all'inquadratura. Eccoli qua. La sottigliezza della penna c'è tutta. Se riesco, vediamo se ho anche una matita per metterla a confronto con questa. Eccola qui, una Faber-Castell oltretutto. Cari amici, grazie per aver visto il video. Se mettete un like se il video vi è stato utile o vi è piaciuto, e se vorrete ci rivedremo nel prossimo video. Grazie e buona serata.